Prosegue il percorso virtuoso intrapreso dall'amministrazione guidata dal sindaco Adamo Coppola verso Agropoli Plastic Free. Dopo le inaugurazioni in via Taverna e località Moio delle scorse settimane, è stata inaugurata la terza casa dell'acqua, collocata nei pressi dell'ingresso di Piazza Gallo sul lungomare San Marco. Un sistema pratico, economico e soprattutto amico dell'ambiente. Bottiglie, damigianelle di acqua. E la si può portare a casa e così si evita nei centri commerciali di andare a comprare quelle bottigliette di acqua di plastica che evidentemente una volta che sono state utilizzate spesso si disperdono nell'ambiente e creano un danno ambientale enorme. Quindi questa doppia comodità, cioè quello del vantaggio economico e quello del risparmio della plastica che determina quindi un miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ci hanno spinto a proseguire nel posizionamento. Certo, abbiamo cercato di posizionarle, stiamo cercando di posizionarle in diversi punti della città. Abbiamo posizionato quindi in via Taverna, abbiamo posizionato un altro in località Moio, oggi sul lungomare San Marco, in un posto comodo, uno può arrivare tranquillamente con la macchina, parcheggiare, fare il pieno e ripartire. E poi proseguiremo andando a toccare altri punti di Agropoli, da Mano del Carmine, alla località Fondi, al centro storico, insomma, altri posti, dove in maniera equa cercheremo di dare questa possibilità ai nostri cittadini. Riteniamo sia, come ho detto, un'iniziativa corretta. L'obiettivo naturalmente è sempre quello di dare maggiori servizi ai nostri cittadini e in questo caso, come ho ripetuto più volte, anche nel rispetto dell'ambiente. Quindi siamo contenti di poter dare quest'altra occasione. Ci scusiamo per questo piccolo lavoro che deve essere completato domani, ma domani mattina sarà messa via a posto il marciapiede. Abbiamo dovuto fare un collegamento per attaccare, diciamo, evidentemente l'acqua dall'Asis, e questa struttura prende l'acqua, diciamo, dell'acquedotto e la depura e la rende praticamente pura al 100%. La si può utilizzare sia, la si può prendere sia come acqua a temperatura ambiente, sia fredda, sia in parte gassata e sia completamente gassata a scelta di uno di quello che si vorrà. È possibile mettere le monete dentro per poterla caricare e presto, naturalmente ci stiamo organizzando, sarà possibile anche acquistare queste card. Nel nostro caso è possibile acquistarla per il momento a fianco all'Eurospin, c'è cioè un negozio, la fattoria, là è possibile comprare le schede, ma metteremo anche degli erogatori che possibilmente consideranno ai cittadini di mettere i soldi e prendere la scheda per poter poi ricaricare sempre e poter in maniera più agevole, insomma anche senza la necessità di avere soldi spicci, poter ricaricare per poter fare il pieno, insomma, di acqua. Questa è, diciamo, è quanto dovuto. Non so se abbiamo altre caratteristiche tecniche da poter. Cose, diciamo, più semplici, così posso dire, che poi l'acqua è trattata, è resa microbiologicamente pura, ricca di tutti i suoi sali minerali importanti per l'organismo umano, calcio, magnesio, potassio. Lì saranno una tabella con le caratteristiche organolettiche dell'acqua, come già presente sull'impianto lì in via Taverna, dove ovviamente gli utenti potranno conoscere le caratteristiche dell'acqua che vanno a prendere con le monete, come detto anche il sindaco. C'è anche la possibilità di una card che la si può ricaricare direttamente qui vicino ed evitare ogni volta di venire con le monete giusto contate, per così dire. C'è questa ulteriore condizione importante, il vero. Grazie.